Non presentarsi ai confronti è un brutto segnale, perché amministrare significa affrontare i problemi, non certo evitarli. Fossi un elettore di centrodestra, su questo rifletterei. Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a Lecco, per sostenere al ballottaggio delle elezioni amministrative per il sindaco di Lecco il candidato del centro-sinistra Mauro Gattinoni, attacca in piazza Garibaldi Peppino Ciresa. Mi pare che nei numeri sia andata molto meglio di come gli avversari pensassero, cioè molto meglio per lui, perché la destra si sa che puntava a vincere subito al primo turno, e invece questa è una partita davvero tutta da giocare. Peraltro i ballottaggi partono sempre da 0-0, è una nuova partita, mi pare che ci siano le condizioni per attrarre voti da chi non ha votato le due liste principali, i due protagonisti principali che vanno al ballottaggio, sia dal versante di quel civismo che ha raccolto comunque diversi punti percentuali, dall'altro il Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che i loro elettori comprendano che la sfida è appunto che dal pomeriggio del lunedì prossimo vincerà l'uno o vincerà l'altro, e quindi il governo per i prossimi 5 anni di questa comunità sarà o Gattinoni o il suo avversario. Mi pare che non essersi presentato ieri al confronto in Rai dimostri davvero una debolezza clamorosa, nel senso che se hai timore persino di confrontarti in una comunità nella quale ti candidi a governare i prossimi 5 anni, ma dimostri davvero molta debolezza, perché poi, come dire, governare, lo posso dire io che l'ho fatto tante volte nei comuni, oggi in regione, significa anche dover affrontare i problemi, dover affrontare questioni che magari ti preoccupano, e quindi mi pare che quella scelta sia una scelta in cui persino se io fossi un elettore suo mi avrei dei forti dubbi, se non hai nemmeno il coraggio di confrontarti davanti ai giornalisti in democrazia con il tuo avversario. E a Gattinoni Bonaccini regala qualche consiglio. Ma secondo me deve evitare di scontrarsi col suo avversario, grande calma, serenità, programma molto bello che ho letto, soprattutto perché puntando sulla sostenibilità, punta sull'idea di una crescita sostenibile che è il nostro futuro.